Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti di nuovo sul tracciato di Spa-Francorchamps per diciamo l'ultimo appuntamento settimanale per le pre-season 2023-2024 dalla cabina di commento qui parla il buon Simone Fracchiolla in arte SDM. Questa sera in cabina di commento, anzi per lo meglio dire in fase di regia, abbiamo con noi il campione della Prime League 2022-2023, ovvero Gallians 34, ovvero Alessandro Gagliano. Ciao Ale, buonasera. Buonasera, quanti complimenti, ti ringrazio, ma direi che non è il caso, adesso dobbiamo concentrarci su questa stagione. Vabbè, comunque siamo ancora alle pre-season, quindi diciamo che c'è ancora un po' di tempo. Comunque gli esperti ovviamente della direzione gara sono forniti ovviamente dal buon Andrea Badolato. Ciao Andrea, buonasera. Ho sentito un po' a scatti, però penso che si sia sentito, spero. Comunque... dunque ci lanciamo adesso in questa ultima gara con l'ultimo gruppo del 100%, con i piloti che sono lanciati in questo momento per il loro giro cronometrato. Abbiamo praticamente anche nuovi nomi in questa line up. Abbiamo Zorro Bond 86, che è praticamente uno dei nuovi piloti che parteciperà ai nostri campionati FIT. Poi tra l'altro abbiamo anche un Lucky Cesco che ha fatto qualche apparizione l'anno scorso in Master, però diciamo che l'abbiamo visto pochissimo rispetto a tutti gli altri. Doveva essere, manca questa sera, doveva esserci Mike Mai e Lele Salva e Overboost, che purtroppo sono assenti per questa sera. Detto questo, lanciamoci in questo momento con i piloti che stanno adesso affrontando il giro cronometrato con i Rossi, che adesso è uno dei primi a essere lanciato, arriva adesso alla Fagna nel primo settore. Lucky Cesco va subito a stampare il suo giro cronometrato in 1:42.543. E tra l'altro vedo che Rossi è partito con gomma hard, quindi probabilmente prova subito il passo gara adesso in qualifica, Ale. Sì, da quanto ho sentito ha pochissime ore di gioco alle spalle, quindi probabilmente ha preferito dedicare parte della qualifica, o chissà tutta, dopo lo vedremo se scenderà in pista con gomma soft, per tentare di capire qualcosina di più di questo gioco, che comunque è molto diverso rispetto a quello dell'anno scorso, possa confermare. Assolutamente, intanto salutiamo la chat, Ricky Vizzo e Giovi che ci salutano. Buonasera anche a voi e niente, torniamo un attimo qui perché si sta per lanciare il buon Luca Flaminio. Ricordiamo che tra l'altro ieri è stato anche il suo compleanno, quindi diciamo che proviene da un giorno felice, quindi 18 anni, giusto? Riuscirà. Sì, proprio 20 anni, magari comunque rimane sempre un giovincello, però... Intanto parte adesso il pilota che questa sera veste il pilota Alfa Tauri, i colori dell'Alfa Tauri, scusatemi. Vado a vedere anche un attimo i tempi degli altri piloti. Penso che se Lewis nel primo settore che ha segnato un 31, in questo momento abbastanza interessante il primo settore per il pilota McLaren. Arriva in questo momento a Puon, si fa largo una Aston Martin, dovrebbe essere quella proprio di Shumi Legend. Arriva a Puon, rischio di un possibile taglio. Vediamo qui alla Fagna, destra, evita i cordoli, praticamente sono pericolosi questi cordoli, soprattutto in gara perché ti può partire il posteriore. Arriva... Credo abbia abortito, dovevo lampeggiare. Alto. No, lo vedo con 68 di batteria, quindi probabilmente o è un bug grafico, perché io tra l'altro la batteria non la vedo neanche scendere. È probabilmente abortito, anzi, probabilmente abortito il giro. Adesso vedremo sul riscontro cronometrico, ma credo che abbia abortito il giro, non so se per un taglio. Sì, abortito taglio. Il giro, infatti sì, vai box. E allora torniamo un attimo su Luca Flaminio che sta arrivando adesso alla bus stop, arriva Blanchimot qui. Vediamo se il pilota dell'Alfa Tauri andrà a posizionarsi, andrà a fare un tempo abbastanza buono. Arriva la bus stop, frenata brusca, seconda marcia, poi in uscita bisogna mettere la terza per evitare di perdere la macchina. Lui la fa in seconda, 41-42, 820. È molto alto il tempo, per il momento sono abbastanza alti i tempi
dei piloti, però comunque siamo ai primi giri, quindi c'è ancora un po' di tempo per riuscire a fare il tempo giusto. Sì, diciamo che questa qualifica sarà un pochino atipica, perché immagino a questo punto avremo soltanto due tentativi per pilota anziché tre, perché tutti quanti, ipotizzo, possano voler mantenere una gomma soft nuova per la gara, in quanto questa è una gara in cui è difficile fare una sosta, probabilmente fermarsi in box per due volte è la scelta migliore. Per questo stiamo vedendo un po' meno azione nei primi minuti di qualifica. L'azione invece la fa Shumi Legend, perché già scatenato il campione della Sport League va a affrontare adesso Puon in settima marcia. Arriva adesso alla Fagne, destra, sinistra, intanto Manuel Juve 1.41.852, si mette per il momento in pole position. Arriva adesso sul secondo settore anche Shumi Legend, abbastanza altino anche lui il secondo settore, ha segnato un 43.7. Arriva adesso sulla bus stop, molto importante qui a non perdere il posteriore in fase di frenata. Scalata fino alla seconda marcia, va poi ad azionare il DRS 40.41.712. Si mette lui adesso in pole position per il momento, 8 minuti alla fine, ricordiamo sono pre-season, però comunque sono tempi abbastanza interessanti per il momento per i primi 4. Sì, per essere che hanno soltanto assaggiato la pista, che teoricamente il tentativo buono deve essere quello che verrà, è un ottimo tempo. Nel frattempo Marco Gano, che si piazza in seconda posizione a pochissimi millesimi da Shumi Legend, quindi sì, stiamo già vedendo una grandissima battaglia tra i primi, nonostante sia soltanto preciso e nonostante sia soltanto un primo tentativo. Eh sì, assolutamente, con adesso Marco Gano che ha segnato il secondo tempo, 41.748, a pochi millesimi da Shumi Legend. Vedremo se adesso i piloti o avranno, diciamo, sono andati cauti nel primo giro per poi sferrare l'attacco finale nell'ultimo tentativo, oppure diciamo con saggezza sanno che è una pre-season, quindi principalmente fanno i tempi e poi pensano al passo gara. Luigi Di Legge risponde col 41.468, si mette per il momento davanti e fa segnare un buon tempo a pochi minuti dalla fine. Tra l'altro poi adesso dovrebbe avere un ultimo tentativo, ma penso che probabilmente si fermerà qui, perché penso che è un tempo abbastanza buono per lui. Poi però comunque bisognerà vedere. Beh, certamente è un ottimo tempo, non credo si voglia fermare, secondo me cercherà di limare fino all'ultimo millesimo, durante gli ultimi minuti la pista avrà più grip e vorrà certamente cercare quantomeno di avvicinarsi ai migliori tempi di questa settimana, che si aggirano attorno al 41.2, quindi sappiamo che ancora ci può essere qualcosina da togliere. Sto guardando che Luca Flaminio si stava migliorando adesso nel secondo settore di ben 3 decimi, e vedo che nel suo volante aveva messo tanto carburante, quindi per questo motivo il tempo di 42.8. Arriva adesso a bus stop con gomma usata, tra l'altro arriva sul traguardo Luca Flaminio per stampare 1.42.444, si mette in quinta posizione, quindi va, diciamo così, a toglierci i dubbi Luca Flaminio, avendo messo tanto carburante a bordo e poi aver fatto addirittura 3 giri con questa gomma soft, da significare che molto probabilmente l'ultimo tentativo lo farà con gomma nuova e ovviamente carburante più scarico, quindi il tempo lo abbasserà assolutamente. Vedremo poi gli altri piloti se riusciranno a migliorarsi anche loro. Vedo ancora, diciamo, Hiroshi, Zorro, Tia Prince ancora i box, Leutz e Biagio ancora senza tempo, quindi diciamo che per alcuni piloti il tempo in qualifica non è ancora, diciamo, stato stampato. Arriva adesso Leutz sul secondo settore, ma principalmente non è che si sta migliorando. Sì, anche Zorro sta arrivando sul traguardo, entrambi i piloti appena citati dovranno arrivare sul traguardo per stampare il loro primo tempo. Sì, riusciranno a fare un altro tentativo, ma devono fare in fretta, perché il giro qua è parecchio lungo, soprattutto Leutz dovrà andare veramente abbastanza veloce. 1.43.8 per Zorro, che si mette in nona posizione al momento, mentre Leutz si mette in ottava scavalcando Speri e Zorro con 1.43.250. Buonissimo tempo per il momento per Leutz. Intanto dalla chat salutiamo anche il buon Los Angeles, che
li vedo col binocolo io. Questo adesso è il primo anno, è normale, col tempo, con gli allenamenti si può diventare veloci tutti, cioè possono diventare veloci chiunque. Comunque torniamo in pista con adesso anche Patrick Speri che arriva a Blanchimota, anzi adesso sta arrivando alla bus stop, alla staccata della bus stop, frena fortissimo, il pilota che veste oggi i panni Alfa Romeo, invece va in box Patrick Speri. 43-3 comunque il suo best per il momento, ancora una volta Hiroshi e Tia Prince sono gli unici due che hanno stimato un tempo, che hanno fatto un tempo. Hiroshi ancora con la gomma hard, Vediamo se mentre Tia è rientrerà. ancora ai box, perché mancano 3 minuti. Esatto. Non capisco il motivo anche di Tia Prince non riuscire a fare il tempo. Ipotizzo abbia tagliato il tentativo precedente e quindi, non avendo benzina, è stato costretto a tornare in box. Certamente questa qua è soltanto una supposizione. Vediamo se Hiroshi tenterà almeno di fare un giro cronometrato. No, non ci sarà più tempo per lui di montare le gomme soft, quindi ipoteticamente sarà ultimo in questa qualifica dedicata totalmente al cercare il passo gara ideale. Vedremo perché Hiroshi diciamo che è un abile, cioè diciamo che l'abbiamo visto più fare passo gara che qualifica. Invece Tia Prince, diciamo che per lui è stato un anno in Master League l'anno scorso molto difficile. Quest'anno in pre-season speriamo di rivederlo che si riscatti, che possa confermare ancora la sua presenza nella categoria regina in Master League oppure vederlo anche in Pro League. Comunque una cosa è sicura. Farà la 100%, farà una delle due categorie al 100%. Si sta per lanciare in questo momento Cesco, anzi Cesco è uscito adesso dai box e invece è Manuel Juve che si sta per lanciare, che si trova adesso nel secondo settore e vediamo se il pilota della Red Bull riuscirà a migliorare il suo tempo o diciamo cercherà di mettersi davanti addirittura a tutti quanti. Prepara Manuel Juve, parte in questo momento il giro. Occhio un po' di traffico adesso per lui. Il filino del cammello, forse un po' di scia. Può dare la mano, vediamo un po' come va a fermare il primo settore, Manuel Juve, 29.833, leggermente lungo qui nel cambio di direzione, ha abortito perché ho visto calzato il piede Forse a e tempo quindi per mi un sa che ultimo qualifica è tentativo? finita. Non so, con la benzina più che Non lo altro. so, non lo so, cioè forse la benzina sì ce la può fare, però non so. Il tempo, vediamo innanzitutto gli altri. Si sta per lanciare. È 1:07. Può farcela. Forse non ce la farà. Non ce la faranno Leuz lo vedo molto alcuni. attardato. Vediamo. Leuz è al limite. Leutz è praticamente. È a pelo. È proprio al pelo. Perché adesso sono usciti tutti dai box. Hiroshi continua con la gomma hard. Non ne vuole proprio sapere questa sera di mettere la gomma soft. Vediamo. Si sta lanciando adesso in questo momento anche Tia Prince. Parte anche lui, poi partiranno poi tutti gli altri dietro, Sciumi Legend, Flaminio, tutti quanti, Marco Ganu, vediamo se Manuel Juve ha tempo a ricaricare l'air, se l'ha fatto, poi dietro c'è anche Luca Flaminio che si deve adesso lanciare, quindi Manuel bisognerà vedere se ha tempo per la benzina, no, si è fatto da parte, vediamo, c'è un po' di Ci roba da prova, ci vedere prova, per il ci momento perché prova. si sono lanciati tutti in questo momento, ci prova ma intanto vediamo un attimo Tia Prince. 10 Primo secondi. settore, vediamo come va a fermare. Leuz che non ce la 29-9 fa. per Leuz non credo ce la faccia. 3, 2, 1, bandiera. me. No, No, niente, purtroppo Leutz anche per fuori. Leutz Olimpiaggio non ce la fa. non ce la fanno. Una grande beffa per pochissimo in realtà, credo 2-3 secondi e ce l'avrebbe fatta. Vediamo un attimo. Sarà Tia Prince il primo a tagliare la linea del traguardo, cioè a stampare il primo tempo cronometrato del secondo tentativo, cioè dell'ultimo tentativo. Poi seguiranno, penso, Sciumi Legend e
Marco Ganu di Lecce e Manuel Juve. Adesso vediamo un po'. Vado a vedere un attimo i settori perché adesso così è un po' difficile capire. Vado a vedere il track limit. Cesco intanto 43-0 nel secondo settore. Non so se sta per finire il giro. Sì, infatti 5 decimi più veloce rispetto alla sua prestazione precedente. Vediamo se è sufficiente per riuscire a mettersi davanti a Luigi di Legge. Terza marcia, non è il massimo l'uscita. 38, 39, 40, 49, Mamma mia, mamma 998. mia, Mamma mia! capolavoro. Che giro di Lucky Cesco! Attenzione perché sta arrivando anche Shumi Legend, si sta migliorando di 2 decimi, ma non basta. Tia Prince intanto si è messo in sesta posizione, arriva sul traguardo. Shumi Legend 39, 40, 41 e 422, 25, si mette in seconda posizione. Sta arrivando adesso Marco Ganu insieme a Manuel Juve. Vediamo se le due Red Bull riusciranno a migliorare. Leggero sovrasterzo da parte di Marco Gano, 41,6 per Marco Gano, arriva Manuel Juve, 41,7, niente da fare per le due Red Bull. Vediamo dietro Flaminio sul traguardo, 42,1. Aspettiamo adesso Luigi Di Legge, è l'unico a tagliare il traguardo. Vediamo, non riesco a vedere la posizione, penso P3, e quindi P3. non si migliora, cioè si migliora probabilmente, non lo so, non ho visto il tempo. Vado a vedere sul track limit, cioè sul lap timing, 41,4. È rimasto lì, quindi probabilmente non si è migliorato. Mamma mia, che giro che ha fatto Cesco! E siamo alle pre-season, caro Alessandro. Devo dire che ha mandato un messaggio abbastanza eloquente a tutti quanti i piloti, quasi mezzo secondo rifilato a tutti. Soltanto Shumi Legend che è sotto al mezzo secondo assieme a Di Legge, per il resto, cavoli, ha dato veramente un segnale molto molto grande sia per questa pre-season ma soprattutto per il campionato. Eh sì, assolutamente. E poi diciamo che Cesco è sempre stato, dicevano che è uno dei piloti uno dei piloti fortissimi per quanto riguarda il giro secco, e lo ha dimostrato in questo momento. Vedremo adesso in gara se ne avrà addirittura come ha fatto in qualifica, perché la qualifica è un conto, la gara è un'altra cosa. Quindi vediamo un attimo come si svolgeranno questi 44 giri per questi 14 piloti, barra 15, scusatemi, 13 piloti, ok. Avevo sbagliato praticamente di uno, però va bene. Vediamo anche più che altro le gomme, come andranno a mettersi i piloti per questa gara. Immagino che in molti opteranno per una gomma gialla, una gomma media per l'inizio, dato che in teoria la strategia migliore dovrebbe essere con due gialle e una rossa. La rossa magari a inizio gara potrebbe fare un pochino fatica con il pieno di carburante e ipotizzo che in molti possano utilizzarla appunto per gli ultimi giri, dato che sarà difficilissimo scappare anche con una gomma rossa all'inizio. Eh sì, assolutamente, perché qua è una, diciamo, su sto gioco è molto difficile scappare. Vediamo, c'è il giro di ricognizione con i piloti, che andiamo a vedere un attimo le gomme per quanto riguarda i piloti. Tutti gomma gialla tranne Speri e Zorro, che hanno messo la gomma rossa, quindi provano una strategia diversa i due piloti, uno dell'Alfa Romeo e l'altro dell'Alpine, però per tutto il resto gomma gialla. E vediamo un attimo come si svolgerà la gara, perché diciamo Shumi Legend, posso dire una cosa, è un pilota che principalmente in qualifica non è tanto veloce, però in gara è veramente veramente dura dura batterlo. Poi comunque sono in pre-season, vediamo un attimo se riusciremo a vedere uno Shumi Legend sempre deciso a vincere, oppure se la prenderà con calma e con tranquillità. E poi vedremo tutto il resto dei piloti, da Di Legge fino a Hiroshi, che partirà in fondo dallo schieramento con gomma gialla, e vediamo un attimo anche il suo andamento. Beh, calma e tranquillità forse non è la parola giusta, non sono le parole giuste da utilizzare quando c'è un pilota così tanto forte come Cesco, perché 4 decimi sono tanti, 4 decimi sono veramente tantissimi e Shumi Legend, se vuole provare a batterlo, dovrà veramente spremere il suo talento fino all'ultima goccia. Eh sì, però diciamo che ne può fare qualcosa, perché
Vediamo, vediamo un attimo cosa succederà, ma soprattutto vedremo anche il passo gara di questi piloti, che è la cosa più importante. Puoi andare più forte che puoi in qualifica, però è il passo gara che è importante in queste pre-season. Cioè, in pre-season è molto più importante il passo gara che il giro di qualifica stesso. Però vediamo un attimo come si andrà a volgere questa gara. Vetture che stanno arrivando adesso nell'ultima parte di tracciato con Cesco, Schumi Legend vicini. Di Legge prende un po' di spazio, ma principalmente adesso si arriverà tutti quanti all'ultima curva, perciò sono tutti incollati. Buonasera intanto anche al buon Lopensky, ci scusiamo se non l'abbiamo salutato, se la salutiamo adesso, però è stata diciamo anche una piccola qualifica un po' infiammata, soprattutto per quanto riguarda la pole position che c'è stata. E ricordiamo che sono le pre-season, quindi vedremo poi in campionato cosa succederà. Piloti che si vanno a posizionare in questo momento sulla griglia di partenza, teniamo soltanto dietro. Aia, squalifica per Luca Flaminio, questa non ci voleva. Quindi è l'unico probabilmente pilota che partirà con un po' di gomme fredde. No, anche Leuz si unisce al gruppo. E anche Mister X, quindi diciamo che non è facile piazzarsi. Comunque le vetture che sono piazzate, 2, 3, 4, 5. E allo spegnimento il via di questo Gran Premio del Belgio dell'ultimo round di questa settimana della pre-season. Partono le vetture con un buono spunto da parte di Cesco, che tiene subito la posizione. Dietro vedo che c'è tutto regolare, vediamo. Oddio. Escono dalla prima curva in maniera regolare. Non so cosa sia successo. No, soltanto il tutto regolare che in questa pista si sa essere abbastanza una gufata, soprattutto nel primo giro, ma adesso torniamo all'azione. Torniamo all'azione e attenzione là davanti, c'è dietro Patrick Speri che fa subito sentire la sua Alfa Romeo nei tubi di scarico di Tia Prince, molto vicino. Là davanti invece Cesco, Schumi e Di Legge stanno per il momento tenendo la prima passo. Attenzione dietro, Patrick Speri subito all'attacco nei confronti di Tia Prince. Si fa subito sentire la gomma rossa, come va subito forte nei primi giri, però comunque qua i primi giri saranno un po' a trenino, quindi se non sfrutti subito questa gomma rossa, poi principalmente a centro gruppo non è che servirà tantissimo, soprattutto per quanto riguarda la 100%. Gara purtroppo rovinata già dal primo giro per quanto riguarda la McLaren di Leuz, fondo rotto giallo, e purtroppo immagino ci Ah, sia poco da fare per lui se non cercare di completare la gara, ma è ovvio che il suo passo sarà compromesso da questo danno. no. Però comunque sta tenendo il passo di Biagio, quindi l'importante è quello. Vediamo un attimo come riuscirà a chiudere la gara Leuz, vedremo anche il suo andamento con questo fondo rotto. Intanto là davanti Cesco sta cercando di scappare, è già quasi mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Schumi Legend, che segue poi Di Legge, che arriva leggermente lungo qua la bus stop. Però poi Schumi si rifà sotto, quindi uscita la bus stop. Stanno leggermente allungando i primi due rispetto a Di Legge che rimane dietro. E poi via via tutto il gruppo: Marco Gano, Manuel Juve, Flaminio, Speri, Tia Prince, Zorro e Mister X. C'è un lungo di Zorro e si infila Mister X. Attenzione perché si sta infilando anche i Rossi e si piazza davanti a Zorro, quindi nessun danno per nessun pilota per il momento, quindi per il momento tutto lineare a parte il problema di Leuz. Sì, stanno spingendo abbastanza là davanti, è una partenza abbastanza lineare, come hai detto tu, a parte il problema che ha avuto Leuz, probabilmente sanno che sarà una gara a trenino, quindi essere quinti o sesti sì, cambia, ma fino a un certo punto meglio non rischiare per quelli che sono i primi istanti di gara. Mi sta tenendo il passo di Cesco con tranquillità, mentre ci vede già una piccola spaccatura tra Tia Prince e un Alfa Romeo che dovrebbe essere quella di Mister X. Scusatemi, Aston Martin, quella di Mister X. E Tia sta anche un po' perdendo il gruppo di Patrick Speri, se non erro, sì, perché è al limite limite, anzi è già fuori un secondo. Sta veramente rischiando il pilota dell'Haas di questa sera andare a perdere il DRS nei primi due giri. Vedremo un attimo, perché là davanti vedo anche che Cesco sta anche lui leggermente allungando, ma Schumi rimane lì così come Di Legge, leggermente staccato dai primi due, e poi via via tutto il resto del gruppo.
fondamentale rimanere nel DRS, soprattutto in questi primi giri, se si vuole puntare a una gara di vertice. Quindi il Tia Prince starà sicuramente spingendo al massimo, perché all'interno del prossimo giro, quindi tra tre curve, in realtà ci sarà la prima zona DRS. Andiamo a vedere un attimo i tempi di questo momento. 46 e 4 per Cesco, che ha segnato il giro veloce della gara. Vediamo poi gli altri. Se fanno vedere 46 e 8 per Di Legge, 46 e 6 per Marco Gano. Quindi diciamo che stanno girando per il momento tutti quanti lì. 46 e 6 anche per Manuel Juve. Vado a vedere un attimo i tempi di Tia Prince, 47,4 per il pilota Haas, quindi sta soffrendo un po' in questo momento il pilota dell'Haas. Schumi rimane incollato e sta anche staccando Di Legge. Adesso un secondo fuori dalla zona DRS, Luigi Di Legge. Sta spingendo forte Cesco, vuole fare subito selezione, non vuole mantenere un terreno troppo grande dietro le sue spalle. Schumi sta dando il massimo e lo sta tenendo. Schumi, diciamo che è abituato a tenere il passo di alcuni piloti, anche se vanno più forti in qualifica. Io lo conosco bene ed è un pilota che sa fare il suo in gara, quindi diciamo che difficilmente si scappa da questo pilota. Vediamo adesso un attimo, 7 decimi, 8 decimi. Di Legge rimane ancora lì, rimane ancora sul rotto della cuffia per il DRS. Vedo un Cesco che ha praticamente la metà della batteria, caro Alessandro. Quindi diciamo che, come detto te, sta spingendo veramente al massimo, ma non riesce a staccarsi dal gruppo. È difficile staccarsi, comunque sta facendo già un mezzo miracolo a staccare comunque quelli che sono 6-7 piloti, perché Tia Prince è molto in forma, devo dire, per questo weekend. Negli allenamenti è andato veramente forte e rifilare 2 secondi nei primi 3 passaggi vuol dire veramente che si sta tenendo un ritmo forsennato. Assolutamente, però vedendo i tempi stanno girando comunque tutti quanti sui stessi tempi. Attenzione perché adesso DRS abilitato, Cesco è sotto tiro di Shumi Legend. Vediamo se il pilota dell'Alfa Tauri si butterà all'interno, si fa solo vedere, ma niente da fare. Questo permette comunque a Di Legge, a Marco Gano, a tutto il resto del gruppo di appiccicarsi di nuovo a questo duetto e diventare un unico trenino delle prime tornate. Sì, voglio far notare quanto il DRS faccia su questa pista. C'era il Tia Prince che, appunto, abbiamo detto già prima, essere il primo degli altri in sostanza era 2 secondi e 4, 2 secondi e mezzo dopo un rettilineo, 3 secondi. È veramente incredibile quanto facciano l'effetto scia uniti all'effetto DRS su questa pista. Guardando ancora i tempi, per il momento stanno girando tutti quanti un po' in fotocopia. 47, 46 e 1 e 6, 46 e 7, 46 e 7, 46 e 6, mentre invece Tia Prince sta girando sul 47 e 9, quindi un secondo e mezzo più lento, anzi un secondo e tre più lento rispetto al gruppo qua davanti. Quindi diciamo che sta veramente un po' faticando. Attenzione a bandiera gialla, si è girato Black Biagio all'uscita. Sì. Si è girato Black Biagio praticamente alla fine del secondo settore, quindi peccato per lui. Vedremo poi il ritmo se riuscirà a recuperarlo. Non sembrerebbe avere danni, fortunatamente, quindi speriamo sia soltanto un incidente di percorso e che possa far vedere comunque il suo passo all'interno di questi. Oh, attenzione, si è girato di nuovo, probabilmente gomme troppo calde. Attenzione perché in questo momento Tia è quello che ha, diciamo, distacco molto più grosso, 3 secondi e 6, poi il distacco anche da Mister X è di 2-1, quindi tutto sommato comunque sta tenendo un ritmo abbastanza buono per tenere dietro un pilota come Mister X. Però poi vediamo poi durante l'arco della gara come si svolge il distacco. Attenzione a Marco Ganu che è l'ho visto a 8 decimi, anzi adesso era un secondo di distacco da Di Legge, quindi è a rischio Marco Ganu. Sta spremendo anche tutto l'ES che gli è rimasto, che dovrebbe essere pochissimo. Vedendo dall'onboard, penso su una trentina per cento. Attenzione ancora bandiera gialla, ancora Black Biagio. L'ha persa
all'uscita delle combe, probabilmente. Sì, probabilmente le sue gomme ormai sono compromesse. Non so se sia un errore magari di pressione di gomme, ha rotto anche l'alettone anteriore, quindi vuol dire che ha picchiato contro il muro anche abbastanza pesantemente. Vado a Ricordiamo, vedere un attimo. niente safety car in questa pre-season perché Sì, appunto. si cerca di dare più merito al passo piuttosto che alla capacità gestionale delle varie soste e delle varie strategie. Tanto là davanti stanno andando via un po' i primi tre. Vedo Marco Gano che sta un po' soffrendo, 8 decimi nei confronti di Regge, ma fin quando il pilota della Ferrari, della Red Bull avrà il DRS potrà stare un po' tranquillo, però è a rischio perché vediamo se ci sarà un cambio di posizione tra lui e Manuel Juve. Sembra che Manuel stia arrivando anche di gran carriera, infatti Ci va a prova. fiancare Marco Ganu, glielo va a passare davanti Shumi Legend, passa Cesco e si porta per il momento in prima posizione. Vediamo il ritmo del pilota dell'Alfa Tauri, quale sarà a pista libera o sarà lo stesso, diciamo, come lo è stato in questi giri. Sì, Manuel Juve che ha visto Marco Ganu un po' in difficoltà, quindi ha subito deciso di accelerare le tempistiche e superarlo perché non vuole assolutamente perdere il treno dei primi. Nonostante sia una gara di pre-season, ci tiene a fare un bel risultato? No, Ganu! No, no, peccato, l'ha persa a Bruxelles. L'ha persa l'uscita della Bruxelles, peccato per il pilota Red Bull. Veramente un gran peccato, lì è molto facile perdere il posteriore, a prescindere da anche questo gioco un po' facilitato per la trazione. Mentre Leutz, dopo il danno, anche la beffa, 3 secondi di penalità da scontare. E vado a vedere anche un attimo diciamo, gli avvertimenti. Abbiamo Cesco che dovrebbe averne 2 di avvertimenti. Ha E spinto poi tanto. abbiamo Ha spinto tanto perché comunque due avvertimenti dopo 6 giri, cavoli, ne rimangono altri 38. E non può fare più Poi errori. abbiamo Manuel Juve. Eh sì, poi abbiamo Manuel Juve a un avvertimento, poi ti aprinsa uno e poi abbiamo anche Mister X che ha preso 3 secondi in questo momento e Leutz con 3 secondi e più Hiroshi con 2 avvertimenti, quindi attenzione a questa pista che sembra no, facile non tagliare, ma invece è veramente veramente difficile non tagliare. Gomma bianca nel frattempo per Black Biagio che approfitta della sosta e dell'alettone rotto per cambiare gomma. Speriamo che questa copertura un pochino più dura sia più favorevole a quello che è il suo stile di guida e magari anche al suo setup che possa veramente far vedere il suo passo. Intanto vado a vedere che in questo momento Patrick Speri ha perso tantissimo, mentre dietro c'è lotta tra Zorro e Leutz. Si sono scambiate le posizioni con Leutz che addirittura si butta dentro a Bruxelles. La Oh! perde! La perde! Purtroppo la frenata non è stata al massimo. Ha perso praticamente il posteriore in frenata e quindi diciamo, ha regalato un'altra posizione. Ahia, anche Hiroshi 3 secondi. Finisce anche lui sulla lista dei piloti penalizzati. Vediamo poi come riuscirà a tagliare, come concluderà questa gara. Stavo dicendo intanto che Tia Prince sembrava che stesse recuperando nei confronti di Patrick Speri. Adesso 2-6, prima era 2-4, poi 2-7, adesso 2-6 di nuovo. Pilota dell'Alfa Romeo che non ha più erse, vedendo che sta anche lampeggiando, mentre invece Tia Prince sembra essere a posto. Dall'onboard vedo che ha tanta batteria, quindi probabilmente adesso la gomma rossa si fa un po' sentire nei confronti della gomma gialla. 2-5 adesso, quindi sta cercando di imprimere un buon ritmo. 48-8 Tia Prince contro i tempi di Patrick Speri, che vado a vedere in questo momento. 48-8 anche lui, quindi stanno girando un po' in fotocopia i due piloti. Sì, probabilmente un po' di elastico. Al momento la gomma soft sembra aver perso lucidità perché 4 secondi dal gruppo sono abbastanza. E gomma soft che comunque ha permesso a Tia Prince, scusate, a Patrick Speri di rimanere fuori dai guai e al momento si trova. Cesco, 3 secondi, scusami. Aia, no, certamente.
grandissimo colpo di scena, perché siamo veramente soltanto all'inizio e il rischio è che possa prenderne ancora altri, perché come detto prima mancano ancora tantissimi giri. Tornando al discorso di Patrick Sperry, si è tenuto fuori dai guai e al momento ha un possibile undercut su tutti quanti i suoi, tra virgolette, avversari diretti, se consideriamo l'anno scorso, è la Pro League, Leutz, attenzione. Anche lui, ancora prima della Bruxelles, è uscita E con quel sì. fondo, con quel fondo probabilmente era difficile. Abbiamo già visto commettere un errore prima in fase di sorpasso. Purtroppo questa è stato il colpo di grazia, poco male, è soltanto una gara di pre-season. Si potrà tranquillamente rifare la settimana prossima. Speriamo, vediamo un attimo poi come sarà anche la stagione di Leutz, che quest'anno diciamo in Pro League pensavamo che fosse un pilota diciamo un po' in difficoltà, invece si è dimostrato un grande pilota, ma soprattutto un ottimo compagno di squadra per kartista, facendogli vincere anche il campionato piloti e soprattutto l'abbiamo anche visto lottare il podio in una Pro League che diciamo è stata molto combattuta, molto competitiva in alcuni aspetti. Torniamo intanto qua davanti perché dopo che Cesco ha preso 3 secondi, questi tre di Legge e Shumi Legend assieme a Cesco se ne sono andati via da Manuel Juve che diciamo si è un po' staccato da questo gruppetto e così anche Flaminio che ha perso praticamente il gruppo, ce ne siamo praticamente scordati, adesso 2 secondi e 2 il distacco tra Flaminio e Manuel Juve, quindi diciamo che vediamo se adesso Luca sta ritornando, adesso 1:08 e vado a vedere poi un attimo i tempi e vedremo un attimo il perché di questo problema di Luca Flaminio, questo distacco, diciamo. Sì, sicuramente davanti stanno tenendo un ritmo veramente forsennato e si vede perché, attenzione, bandiera gialla, Mister X si è girato e perde un paio di posizioni. Peccato. Probabilmente gomme, Posizionato. gomme quasi finite adesso, perché se non si è al setup giusto, dopo 7-8 giri le medie iniziano un pochino a fare qualche scherzo. Probabilmente qualcosa che non va nel setup, oppure semplicemente un errore, non abbiamo visto la dinamica. Peccato per Mister X. Pilota, diciamo, molto esperto, molto veterano di questo nostro forum, soprattutto. Ha fatto molti anni in Master, ma soprattutto in Pro, che diciamo ha sempre detto che non è un suo forte la qualifica. Infatti l'abbiamo visto che non è stato grande, si concentra di più sulla gara, però diciamo che questa sera un po' di difficoltà le stiamo trovando. È vero che diciamo che alcuni magari hanno appena messo le mani sul gioco, alcuni che non abbiamo visto nelle Summer, quindi come lui, come Hiroshi, non li abbiamo praticamente visti ancora bene in azione, quindi vedremo se praticamente sono momenti di riscaldamento, di togliere un po' la ruggine tra le mani, soprattutto nelle mani perché si guida col volante e con il pad, quindi vedremo se poi ritornerà a come è sempre stato Mister X, soprattutto anche il buon Hiroshi. Torniamo intanto là davanti, vediamo ancora Luca Flaminio 2-0, quindi i tempi sono quasi in fotocopia, perché vedevo che Luca Flaminio stava girando un 48-1, 48-1 nell'ultimo passaggio, vado a vedere là davanti, invece Manuel Juve 48-1 anche lui, 48-2 di Legge, 48-1 per Cesco e 48-1 anche per Shumi Legend, quindi diciamo che stanno girando tutti in fotocopia, ma la differenza è che là davanti hanno il DRS mentre Flaminio non ha niente. Ora Cesco che si tiene lontano da Shumi Legend. Attenzione perché c'è Di Legge veramente incalzato. Vediamo come andrà Luigi Di Legge, se andrà all'attacco oppure no. Mentre Tiaprins ha raggiunto Patrick Speri in questo momento, 7 decimi il pilota su Patrick Speri.
Attenzione, vediamo DRS per Cesco per difendersi da di legge, ma soprattutto vediamo se va l'attacco. Bandiera gialla nel secondo settore. Zorro ai box, si ritira ai box. Si ritira ai box, vediamo se c'è stato un problema. No, si è ritirato praticamente lui stesso, senza danno, senza penalità, non lo so perché. Sì, è abbastanza singolare, sembrava che stesse tenendo il suo ritmo, abbandona la sessione, è probabilmente un problema o un'emergenza perché stava tenendo abbastanza bene il suo ritmo, non aveva danni, non stava commettendo errori, quindi speriamo sia tutto quanto a posto per lui, perché è stato veramente soltanto un... non lo so, mi riesce difficile capire cosa possa essere successo, probabilmente glielo chiederemo. Peccato. E sì, poi nel post gara chiederemo tutte le informazioni a tutti quelli che si sono ritirati, Marco Gano, Leutz e anche il Bonzorro che si è dovuto ritirare in questo momento. Però intanto vediamo che là davanti sono in quattro per il momento a lottarsi la gara, ma stanno imprimendo un ritmo, diciamo, costante e soprattutto in fotocopia. Però sono ormai da un paio di giri che Shumi Legend rimane davanti dopo aver superato Cesco. Cesco non ha dato nessuna risposta di sorpasso, arriva sul traguardo 48.4 per Shumi Legend in questo frangente, e vado a vedere adesso anche i tempi degli altri. 48.4 anche per Cesco nell'ultimo passaggio, vediamo adesso appena si aggiorna il monitor dei tempi. Addirittura Cesco ha fatto 48.0, se non erro, sì, 48.0 chiede il monitor dei tempi, 48.3 di legge, 48.2 Manuel Juve, mentre invece Flaminio 48.5, quindi 48.5 per il pilota dell'Alfa Tauri. Occhio là davanti perché si continuano a riaprire a ventaglio. Questi tre sembra quasi che stiano già pensando che sono in campionato, ed è incredibile. Un Shumi Legend, mamma mia, in frenata. Aia, Black Biagio, anche lui 3 secondi di penalità. Cambio d'ala per Mister X, che aveva rotto l'alettone anteriore destro, quindi il sosta un pochino anticipata, poco male. Allora, in questo passo potrebbe fare due soste, potrebbe fare gialla, gialla e rossa. Gialla, gialla, bianca forse, perché è un po' presto per fermarsi. Sì. Però comunque non stravolge la strategia come potrebbe aver fatto ad esempio Black Biagio. Ancora comunque Leutz che... sì, scusatemi, Leutz. È Cesco che tiene ancora dietro di legge e tiene sotto tiro Shumi Legend. Attenzione a Manuel, che è lontano. Con adesso... Adesso si riavvicina, ma... sì, stavo per dirlo. Sembra fare leggermente più fatica. Tra questi quattro sembra essere quello che ne ha leggermente di meno, al netto della gestione della batteria ibrida che chiaramente non conosciamo. Infatti Giovi dalla chat dice che dovrebbe tirare un po' di più questa media Mister X, ma si allinea alla strategia standard. Intanto si ferma Patrick Speri, media gomma, media media, infatti. Quindi va anche lui su due soste. E occhio a Manuel Juve che adesso un secondo, quasi un secondo di ritardo nei confronti di legge. Ed è a rischio anche con l'ERS perché da Lombardia... tre secondi. Vabbè, tre secondi. Si vede che quello impiccato. Dobbiamo... E Cesco è passato. Cesco sì, è ripassato davanti nel frattempo mentre stavamo guardando la sosta di Patrick Speri. Quindi cerca di dare un altro tirone. Eh sì. Tanto Andrea Badolato, la ringraziamo che si è abbonato anche lei al Prime per i prossimi 29 mesi. La ringraziamo in diretta, la ringraziamo. Niente. Torniamo un attimo qua, che in questo momento Manuel... Attenzione perché Cesco dopo il sorpasso sembra aver dato un bel tirone, 7 decimi. Forse magari vuole provare a staccare il gruppo da Shumi Legend che in questo momento ha 8 decimi, però Shumi secondo me vorrebbe rispondere. Vediamo se risponde il pilota dell'Alfa Tauri. Adesso 6 decimi, quindi diciamo che il stacco che rimane è uguale. Sembrava, ma non è stra difficile cercare di scappare via, soprattutto anche in questa pista.
considerando anche la guida che bisogna mettere nel secondo settore. Bandiera Attenzione però, gialla. bandiera gialla, ancora Black Biagio probabilmente, si è rigirato praticamente ancora prima della Bruxelles. Quindi ancora un po' di problemi per il pilota Aston Martin. Ancora Manuel che in questo momento non ha proprio batteria perché lo vedo lampeggiare. E Tia Prince si è preso 3 secondi, quindi diciamo che questa pista non scherza con le penalità, caro Alessandro. Siamo a No. 14 giri su 44, quindi ne posso sapere qualcosa anche io perché martedì ho presi 6 di secondi. Però possiamo dire che fortunatamente è una pre-season e non è un campionato. Però se è così è molto difficile cercare di evitare le penalità e i tagli di questa pista. Sì, certamente sono stati pochi quelli che sono arrivati al termine della gara senza penalità. Io stesso ho preso penalità, tra l'altro, l'ultimo giro come un pollo, lo posso ammettere, ma in generale è una pista che invita tantissimo a sfruttare tutto quanto il limite di essa e ti invita anche ad andare oltre. Ogni tanto basta un piccolo errore di pochissimi millimetri che si prende l'avvertimento e dopo 3 avvertimenti sono 3 secondi di penalità. Infatti, dalla chat il buon Lopeschi scrive sì, soprattutto perché ti dà avviso pure se non esci di pista. Purtroppo ne so qualcosa perché molte volte, molto spesso sono uscito di pista e mi ha dato un avvertimento, ma tra l'altro mi dava anche avvertimento, cioè mi dava subito 3 secondi quando avevo preso un avvertimento. Io mi dimenticavo anche il secondo avvertimento, Flaminio devo dire. box, tenta l'undercut, forse per tornare in gruppo. Sì. Vediamo che gomma va a mettere Luca Flaminio dall'onboard, sembra gialla, infatti è gialla. Gialla nuova per Luca Flaminio, passa quindi Tia Prince, si prende la quinta posizione virtualmente, è ancora dietro a Luca Flaminio perché Luca sta uscendo adesso e Tia ha appena fatto la surs, la prima curva. E si trova praticamente a 5 secondi da Tia Prince che deve Speri scontare anche 3 secondi di penalità. Peri. sui Rossi. Gomma fresca. Peri sui Rossi. I Rossi lo vedo anche un po' tirato sulla salita del Radeon. Allo Rouge, scusatemi. E va poi Patrick Speri e passa davanti ai Rossi e sale in settima posizione, ovviamente con gomma nuova rispetto ai Rossi che ce l'ha da inizio gara. Vediamola davanti se si faranno qualche mossa o si fermeranno. Soprattutto vediamo se Manuel risponderà perché è quello un po' più vicino a Luca Flaminio oppure no. Vediamo se qualcuno tenta la sosta per difendersi da Flaminio. Sì, mano Juve. Manuel Juve va a rispondere, sì. Risponde così a Luca Flaminio. Vediamo se il pilota della Red Bull sarà davanti a Flaminio. Sta arrivando in questo momento Tia Prince alla bus stop. Arriva adesso anche Flaminio che affronta la staccata della bus stop. Destra, poi va a mettere la sinistra in uscita della bus stop. Vediamo perché sono veramente vicinissimi. Solo che Manuel potrà tagliare la prima curva. Ti arriva davanti, passa davanti, arriva Flaminio e si trova a pochi decimi da Manuel. Diciamo che qualcosa ha guadagnato. Vediamo se poi guadagnerà sull'altro gruppo perché si è fatto un giro in più. E quindi potrebbe riaccorciare Flaminio su questo gruppetto. E anche Manuel Juve potrebbe riaccorciare sui primi tre che in questo momento ancora non si sono fermati, dovrebbero fermarsi a breve. Anche perché sennò tra un po' Manuel e Flaminio rischiano di finire davanti, quindi se Cesco vuole mantenere la leadership deve fermarsi in questo giro. Come ancora segue a ruota la McLaren di Cesco, così come di legge che sta seguendo a ruota l'Alfa Tauri di Shumi Legend, se la stanno un po' prendendo un po' troppo comoda qua davanti. Vediamo se adesso Cesco metterà la freccia così come
come Shumi. Tra l'altro, poi se Dileggio si dovesse fermare in questo giro, avrebbe poi tutto il tempo per far fare la sosta anche a Tia Prince, perché a 18 secondi qua la sosta, se non erro, sono 17 secondi, quindi potrebbe avere il tempo di uscire, di far preparare anche i meccanici per il pilota di dietro. Vediamo Cesco. Manuel ci prova su Tia Prince. Shumi. Tutti dentro. Tutti dentro, mentre Manuel ha avuto un po' di traffico di Tia Prince, ma che ha subito sorpassato. E attenzione, perché arriva di gran carriera anche Luca Flaminio. Lo fa passare Shumi. Fa passare Tia Prince e Luca Flaminio. Arrivano alla bus stop. Vediamo se questi due sono riusciti a guadagnare qualcosa. Cesco ha già tolto, sta per togliere il limitatore. Segue Shumi Legend, di legge. Arrivano in questo momento Manuel Juve alla prima curva. Esce appiccicato di legge, che sembra aver perso qualcosa di legge nei confronti di Shumi Legend. Un secondo, vediamo se adesso dovrà tirare tutta la batteria ibrida per rincollarsi al gruppetto là davanti, Shumi Legend e Cesco, che in questo momento di legge non ha il DRS, mentre Shumi ce lo ha, ma sta solo zigzagando proprio per cercare di scaldare di più le gomme. Vediamo se adesso in questo frangente di legge riuscirà a portarsi appresso Manuel Juve e Luca Flaminio per riuscire a ricollegare il gruppetto. Grande mossa comunque di Luca Flaminio, che è riuscito a riprendere i primi quattro che stavano andando via. Purtroppo una metà di gara abbastanza complessa per molti piloti, anche perché Biagio deve abbandonare la corsa per un incidente, l'avevamo già visto andare a muro, probabilmente non la pista a lui preferita. Certamente è un circuito abbastanza complesso questo, e speriamo per lui, esattamente come per gli altri, che possa mettersi in mostra la prossima settimana e, perché no, anche quelle successive. E speriamo bene. Intanto Hiroshi si è preso altri 3 secondi di penalità, mentre qua davanti Cesco cerca subito di strappare da Shumi Legend 9 decimi nei confronti del pilota alla Alfa Tauri. Sta tirando tutto l'ERS, lo vedo che sta spingendo ancora 9 decimi, così come Shumi Legend 9 decimi, un secondo ancora di legge, poi Manuel Juve e Luca Flaminio incollati, ma hanno una gomma un po' più calda rispetto a loro, che comunque adesso ce l'avranno calda tutti quanti, però meno usurate i primi tre. Forse un pochino di bloccaggio di legge, un secondo e uno adesso, di legge ancora niente DRS. Shumi l'ha preso per il rotto della cuffia. Ancora una volta vediamo se Cesco farà di nuovo il tirone di prima e ci prova. Proverà a scappare via. Anche perché con i 3 secondi deve per forza scappare, altrimenti la vittoria non la può prendere, salvo errori degli altri piloti, che però al momento non sembrano arrivare, dato che Shumi Legend è ancora a 0 avvisi. Eh sì, Shumi, diciamo, anche questo è una sua caratteristica, evitare di prendere avvisi. Però è un gran pilota, soprattutto anche in fase di velocità in gara. Di legge sta cercando di riacchiappare i primi due. Adesso 9 decimi. Preca tutta la batteria che gli rimane di legge. 9 decimi adesso in zona DRS. E Manuel, in tutto sto, diciamo, tira e molla, ha perso un pochettino. Adesso anche lui 9 decimi è tiratissimo per il DRS. Quindi vediamo se riuscirà ad incollarsi, ma la vedo un po' dura. Adesso un secondo, 9 decimi, sono praticamente tiratissimi di legge Manuel Juve nei confronti del pilota davanti che hanno. E stanno spingendo tanto, stanno spingendo veramente tantissimo, mentre Tia Prince prende altri secondi di penalità purtroppo, ma qua davanti sarà difficile rimanere nel gruppo, perché Cesco sta spingendo veramente tanto. L'unico che sembra veramente riuscire a tenerlo con quasi facilità, perché di facilità non si tratta, e Shumi Legend. E vediamo un attimo, perché adesso sono in 5, però sono veramente a pelo pelo. Di legge stampa il giro veloce, 44,9, ovviamente gomma nuova rispetto a, diciamo, a Manuel e Luca Flaminio. Adesso Manuel è ad 1,2, è fuori dal DRS. Flaminio invece può adoperarlo, vediamo se lo farà andare per rincollarsi al gruppo davanti. Di legge ha dato tutta la batteria. Shumi Legend, attenzione, si fa subito vedere, ma non tenta l'attacco nei confronti di Cesco. Rimaniamo un attimo su Flaminio e vediamo se il pilota della Fatauri andrà all'attacco o no, rimane ancora dietro. Si fa solo vedere, ma diciamo che stanno perdendo un po' di tempo. Adesso 1,9 Manuel.
1,9 manual, incredibile. È veramente, diciamo, un po' in difficoltà mostruosa manual in questo momento. Beh, difficoltà un po' tutti in realtà, perché tutti quanti erano abbastanza al limite con il secondo ed era ovvio che qualcuno avrebbe dovuto perdere il treno con Luca Flaminio dietro. Adesso purtroppo per loro la gara si fa abbastanza complicata, mentre per Di Legge si trova a mezzo secondo, l'allarme dovrebbe essere rientrato, anzi da un certo punto di vista meglio così, perché adesso potrà verosimilmente guardare soltanto più avanti e non guardarsi più indietro. Sì, più tranquillo secondo me Di Legge, ovviamente stando guardando soltanto davanti può ovviamente stare un po' più tranquillo e non pensare dietro, perché dietro ovviamente c'è il distacco di 2 secondi e due nei confronti di Manuel Uwe, che veramente ha perso un'infinità di tempo e nonostante che si era fermato un po' prima rispetto a questi tre. E inoltre era ritornato di nuovo attaccato, però poi stranamente ha perso contatto e sta facendo perdere tempo anche Luca Flaminio, perché adesso vediamo se lo andrà ad attaccare e vediamo se Luca ne avrà per riuscire a ricongiungersi col gruppetto davanti. È difficile perché comunque stanno perdendo tanto. Luca deve veramente avere un ritmo forse nato se vuole provare, ma deve passare subito, cosa che sembra fare. Passa adesso Flaminio, passa davanti a Manuel Uwe, vediamo se adesso ne avrà per andare a ricongiungersi al gruppetto di Legge, Sciumi e di Cesco, e vediamo se si porterà dietro Manuel Uwe, che in questo momento ha fatto veramente una grande fatica il pilota Red Bull. Sì, confermo, 2 secondi e 8 saranno complicati, cioè sicuramente grande difficoltà nel seguire gli altri, che comunque sta facendo un altro sport, cioè da dire, sono veramente grandissimi meriti dei tre davanti piuttosto che dei meriti di Manuel Uwe, che comunque sta andando fortissimo, cioè stiamo veramente parlando di top assoluti della categoria. Eh sì, assolutamente, i primi tre stanno imprimendo un ritmo veramente incredibile, e soprattutto Cesco, perché Cesco, diciamo, è uno nuovo dei nostri campionati. Ripetiamo, l'abbiamo visto una barra due volte l'anno scorso in Master League, solo che principalmente con i problemi di connessione non era riuscito a farsi vedere sia in qualifica che in gara. Ora sembra essere riuscito a risolvere i suoi problemi con la rete e sta dimostrando comunque non soltanto in qualifica ma anche in gara di essere un pilota veramente difficilissimo da battere. Flaminio nel frattempo 3 secondi ancora prima che si sia attivato il DRS, quindi la vedo molto complessa, anche perché teoricamente adesso i piloti davanti dovrebbero guadagnare qualcosina grazie all'ala mobile. Eh sì, l'ala mobile ovviamente dà tanto vantaggio sul dritto e Flaminio ovviamente non può utilizzare questo vantaggio, perché purtroppo davanti non ha nessuno sotto al secondo e quindi deve soltanto sperare di fare ritmo e di riaccodarsi al gruppetto. Ovviamente tutti quanti si dovranno rifermare per un'altra sosta per mettere ovviamente la rossa nel finale, e vedremo se praticamente con una rossa, se si ferma un giro prima, Flaminio riuscirà un po' a riagguantare quei secondi come ha fatto prima. Durante la sosta, durante la prima sosta è riuscito a guadagnare tantissimo. Vediamo adesso se poi anche con la rossa riuscirà a riagguantare il gruppetto là davanti. Attenzione a Cesco, 9 decimi, forse un errore da parte di Sciumi Legend, che adesso ritorna comunque sugli 8 decimi, ritorna a distacco di sicurezza, quindi ancora DRS possibili da utilizzare per il campione della sport. Gara veramente in salita, come dicevi te, per Flaminio, che a questo punto, assieme a Manuel Uwe, direi non fuori dalla lotta per il podio, però con il fatto che non ci sono safety car, sarà molto complesso ricongiungersi con il gruppetto davanti. Dovrebbero sperare in qualche errore o comunque che si diano battaglia, cosa che al momento non sembrano intenzionati a fare, sembrano intenzionati a mantenere le proprie posizioni proprio per accrescere il loro distacco sui piloti che seguono. In questo momento comunque purtroppo per Cesco la vittoria non se la può portare, però intanto si può portare un terzo posto,
che è già tantissima roba, ma soprattutto quello che abbiamo appena visto è per il momento è fantastico, possiamo dirlo così. Però principalmente sarebbe Shumi Legend quello che vincerebbe questa gara delle pre-season, che comunque diciamo conta il passo gara, e per il momento le vittorie si vedranno poi in campionato, perché questi tre diciamo hanno già immaginato che sono in campionato, ma invece sono in pre-season e bisogna cercare soltanto di fare passo gara. Certamente non è finita, sicuramente Cesco ci proverà ancora a cercare di staccare questi due, non credere, manca ancora metà gara esatta, siamo al giro di boa, al giro 22 su 24, la classifica vede Cesco, Shumi Legend e Di Legge qua davanti, che sembrano essere i principali indiziati per una vittoria finale, con però, come dicevi te, una penalità di 3 secondi che al momento pende per il pilota della McLaren. E attenzione, perché io adesso sono andato a vedere il tracker e ho visto che Cesco, oltre ad avere questi 3 secondi, ha addirittura altri 2 avvisi, quindi è a rischio per 6 secondi ed è a rischio anche fuori dal podio, perché Flaminio è vero che c'ha 3,8 di vantaggio di distacco da Di Legge, però se va a prendere questi 6 secondi rischia talmente tanto che va a finire fuori podio. Quindi vediamo un attimo, vado a vedere un attimo il distacco, c'ha 5 secondi di vantaggio Cesco nei confronti di Flaminio, e addirittura andrebbe addirittura sotto a Manuel Juve, quindi arriverebbe quinto Cesco, perché ha 5 secondi e 6 di vantaggio nei confronti di Manuel, quindi farebbe meglio il pilota McLaren a rimanere attento, a non tranciare altre curve, perché sennò rischia di prendere i 6 secondi che lo farebbero scendere addirittura dal podio. Sì, c'è cioè anche da dire legge, che è ancora lunga la gara, mentre Di Legge lo vedo abbastanza tranquillo in realtà. Lo vedo che tenta pochi sorpassi o comunque cerca di rimanere sulla coda degli altri in maniera passiva. Non prova manovre azzardatissime. Sa che per lui, se vuole provare a vincere questa vittoria, il suo tempo arriverà più avanti. Eh sì, però diciamo che Di Legge lo conosciamo, un pilota che principalmente con queste gare lui se la prende diciamo non comoda, Cesco, ma ci riprova. Tranquilla. Cesco ci riprova 8 decimi. Ci riprova Cesco 8 decimi, ci riprova di nuovo a tirare, ma niente da fare, Shumi Legend rimane lì. E tra l'altro sono praticamente a parità di Hertz, quindi tutti e due sono con diciamo le stesse armi, stessa gomma, stessi giri, stesso Hertz e stesso potenziale, possiamo anche dire così. Soltanto la differenza è che Cesco ha una penalità di 3 secondi, mentre Shumi è ancora pulito. Dici poco. Però è ancora lunga la gara, però comunque lo vedo ancora pulito, perché ancora 0 avvisi, mentre Cesco ne ha addirittura altri 2. E anche Di Legge diciamo ha un avviso. Anzi, ti posso dire che tutti quanti, anche quelli ritirati, tranne Marco Gano, avevano hanno gli avvertimenti. E l'unico pilota che non ha avvertimenti è praticamente Shumi Legend. Quindi, diciamo, grandissima la prestazione da parte del pilota Alfa Tauri di questa sera, molto pulito. E intanto dietro Manuel Juve passa Flaminio, non so se è stato uno scambio di posizione, ma così facendo perdono ancora tantissimo tempo. Distacco addirittura 5-2, hanno perso praticamente 2 secondi e mezzo. Cesco oggi fa un altro sport, se non fosse per, come hai detto tu, i limiti della pista che lo riportano un pochino sulla terra, per quanto riguarda i tempi sul giro è veramente, posso dirlo, praticamente imprendibile. Aia, Tia Prince, altri 3, diventano 9. Diventano 9 per il pilota Haas, che in questo momento sta incalzando Patrick Speri. Adesso è 1-3, ovviamente gomma soft contro gomma gialla usata di 11 giri, mentre Tia ha 7 giri con questa gomma soft. Vediamo se adesso 9 decimi, si rifà sotto Tia. Ma Patrick anche lui è pulito senza penalità, ma ha anche lui un avvertimento. Sì, adesso è difficile per il Tia Prince superare e soprattutto andarsene per poi prendere 9 secondi di vantaggio. Certo è che sono su due strategie diverse, anche se entrambi hanno già smarcato la gomma più morbida, quindi
ipotizzo per entrambi una gomma media per il finale. Eh sì, vedremo se andranno ad azzeccare, anche perché poi comunque Tia Prince ha fatto solo un giro di qualifica, quindi ha due soft da usare, quindi non è vero che Oddio, magari proverà la entrambi. pazzia. Entrambi che l'hanno persa all'uscita dalla bus stop. No. Beh, hanno perso poco, dai. Però comunque, eh sì, però comunque sono lì, diciamo che ti a rivedere Patrick Speri con l'Alfa Romeo gli fa tornare in mente probabilmente la Sport League del 2020 con Patrick che vestiva i colori dell'Alfa Romeo assieme al buon River Tsunami, e diciamo che ci sono stati un po' dei battibecchi quell'anno lì, però comunque ormai è acqua passata e quest'anno vedremo se li vedremo di nuovo a correre nello stesso campionato. Intanto vedo ancora là davanti Cesco che fa l'andatura, adesso 6 secondi di vantaggio nei confronti di Manuel Juve, quindi tra l'altro poi Manuel c'ha 6 secondi, c'ha 3 secondi da scontare, quindi per il momento se Cesco dovesse prendere 3 secondi potrebbe stare anche tranquillo a podio. Ancora 9 decimi, sembra che Schumi fatichi nel secondo settore perché vedo sempre Cesco andarsene via e poi comunque poi sull'ultimo rettilineo Schumi ritorna sotto. Sì, ci prova Cesco ad andarsene, vediamo se ci riuscirà, altrimenti un'altra possibilità che ha è cercare magari di anticipare leggermente la sosta, fare dei giri di qualifica per cercare di togliere Scia DRS a Schumi Legend e a quel punto sperare di non essere più ripreso, di avere un passo migliore, perché al momento tutti quanti i suoi tentativi di sgranare il gruppo sono riusciti, ma questi due piloti, ovvero Schumi Legend e Di Legge, sono sempre però rimasti sulla sua coda. Mi piace purtroppo non vedere anche stasera Mike Mai, Overboost e Nele Salva che dovevano essere con noi questa sera e fare un confronto soprattutto con questi tre piloti. Attenzione ancora Schumi Legend che si fa vedere dietro, c'è anche Di Legge che saggiamente non attacca e rimane dietro e guarda questi due che se le stanno un po' suonando in parecchi giri. Più che altro vediamo un attimo nel secondo settore perché io vedo sempre Cesco uscire fortissimo o che se ha un setup più carico rispetto a Schumi Legend, quindi sul dritto lui perde rispetto a Schumi, oppure proprio la bravura di guida. Intanto dietro Tia passa Patrick Speri sul rettilineo del Kemmel e si porta in sesta posizione, ma è ancora dietro a Speri nonostante i 9 secondi di penalità che dovrà scontare. Sì, sarebbe interessante se il gioco ci facesse vedere la percentuale di usura delle gomme dei vari piloti per capire come se la Purtroppo. stanno gestendo. Purtroppo è una cosa che accade soltanto di rado. Vediamo se più tardi arriverà per vedere sia quanto stanno spingendo, ma sia anche magari scoprire che tipo di setup stanno utilizzando. Ricordiamo, un setup più carico è solitamente più avvezzo alla gestione gomme rispetto a un setup più scarico. Vediamo, più che altro io sto anche vedendo la live di Schumi Legend, il problema è che non lo posso neanche vedere qui l'usura del pilota dell'Alfa Tauri, per cui dobbiamo sperare, come detto te, che il gioco ci faccia vedere l'usuramento delle gomme di questi due piloti che diciamo si stanno battagliando, con Di Legge che intanto se la prende con la massima tranquillità, rimanendo dietro e Ciumi è osservando questi vicino, due eh? che si stanno menando. Muove vicino, sì, però alza il piede, continua a alzare il piede sul dritto. Non attacca proprio e penso che non abbia neanche aperto il DRS, Schumi. Aia, aia, 6 secondi. Aia, 3 secondi. 3 secondi per Cesco e quindi era già fuori dal podio, cioè era già fuori dalla prima posizione, ma è ancora a podio. Quindi sostanzialmente il pilota McLaren può stare tranquillo. Però, insomma, perché recuperare 3 secondi era un conto, recuperarne 6 a Schumi Legend non è cosa da tutti i giorni. Eh sì, però diciamo che qua adesso non conta il risultato ma conta il passo gara e questo nel momento ci sta dimostrando Cesco di essere un pilota che sostanzialmente è molto molto veloce e che Schumi diciamo se la sta prendendo anche con grande tranquillità, anche perché essendo che ha 6 secondi di penalità da scontare principalmente è lui virtualmente davanti, quindi
Sì, ma secondo Se me la prende con tranquillità. vogliono vincere tutti e quante e tre, non gli interessa, anzi, non interessa a nessuno di loro tre se è una pre-season, se è magari una gara un pochino più amichevole rispetto alle altre, per quanto sia una gara importante, loro vogliono vincere, a prescindere. Ventottesimo giro ancora, Cesco davanti con Shumi, Legend e Di Legge. Questi sono i primi tre che stanno lottando. Vado a vedere anche un attimo i tempi perché ce li siamo un po' persi in questo frangente. Hanno girato praticamente sul 46,0 Cesco, poi ha cominciato ad alzarsi 47, cioè 46,5, 46,7, 46,9. Vado a vedere anche Shumi Legend 46,0, 46,1, 46,4. 46,7 e 47,0 per Shumi Legend, sono gli ultimi 5 passaggi per quanto riguarda i primi 3, e anche Di Legge, diciamo, è rimasto su quel range 46,1 e 2, 46,3, 47,0, adesso 46,8 per il Piotas, mentre invece Flaminio ha girato addirittura sul 47,5, 47 basso, 47,0, 47,5 nell'ultimo passaggio, quindi diciamo che i primi tre stanno dando un Ti rip attenzione, emozionato. ritiro. Ulla, Ulla, Tia Prince, Dopo aver preso gli la... ennesimi secondi di penalità, si è ritirato in uscita dalle combo. Probabilmente ha preso troppo il cordolo e probabilmente l'ha persa. La dinamica non l'abbiamo vista perché purtroppo la telecamera del circuito inquadrava altro. Però veramente un incidente strano. Purtroppo è Rimaniamo in così. otto. Siamo in 8, è vero, in 8 piloti. Eravamo in 13, considerando che dovevamo essere 16 dovevamo in essere. 16. Eravamo in 16, purtroppo per motivi di assenze siamo partiti in 13 e adesso sono rimasti in 8. Torniamo intanto là davanti, ancora Di Legge che rimane lì dietro. E Shumi rimane ancora lì dietro a studiare Cesco. Più che altro questi tre comunque si stanno veramente divertendo ancora. Shumi si fa vedere. Box intanto Patrick Speri. Andrà sicuramente a Mancano, montare la gomma finale, la gomma gialla. credo di sì, quei 10 giri, direi uno stint quasi perfetto per una gomma gialla. Ipotizzo che sarà questa la scelta del pilota Alfa Romeo, così è. Andando un attimo a vedere una cosa, principalmente vediamo l'incidente di Tia Prince che era anche lui in live, l'ha praticamente persa sul dritto, non si spiega, ai ai ai, l'ha persa praticamente alla frenata del rettilineo del Camel, nel cambio di direzione verso sinistra, è andato sul cordolo di sinistra. Ha dato troppo gas e poi è andato a muro, quindi errore, diciamo, che ci può stare, però principalmente quei cordoli lì sono veramente, possiamo dirlo, assassini, anche se il gioco è migliorato, però sono ancora, diciamo, da evitare, ecco. Shumi 46,8, mentre vado a vedere anche i tempi degli altri piloti. La mini box. Vini ai box, sì. e 46,7 per Cesco, 46,8 Shumi Legend, 46,8 anche per Di Legge. Stanno girando praticamente in fotocopia. In fotocopia i primi tre, mentre invece Manuel Juve, che era rimasto dietro a Flaminio, ha girato sul 47,6, quindi l'ultimo passaggio è questo qui, con anche lui a rischio di 6 secondi, 5 avvertimenti, quindi sono 3 secondi più altri 2 avvertimenti per Manuel Juve, quindi anche lui a rischio dei 6 secondi. Flaminio intanto box per montare la gomma rossa, 14 giri, non so se ce la faccia, eh. Ma credo di sì, alla fine adesso il carburante è molto sceso, magari non arriverà proprio nelle condizioni migliori possibili questa gomma rossa, però ipotizzo ce la possa fare, anche l'altro giorno se non ricordo
male durante la gara della 100%, qualcuno questo stint lo ha coperto nel termine della gara, quindi immagino ce la Ormai possa tanto fare con Roshi. abbastanza agilità. Eh sì, tanto si è fermato, scusami, Roshi e ha messo la gomma rossa. Mamma mia, che bella l'uscita dei box a muro. Mamma mia. E in questo momento si trova in ultima posizione, ovvero in ottava. Però tutto sommato, diciamo che ha fatto la sua gara in solitaria proprio per, diciamo, riprendere un po' la mano col gioco. Quindi sostanzialmente avremmo preferito vedere un altro Roshi, però siamo alla prima sua gara su questo gioco, quindi ne abbiamo altre tre e principalmente vedremo se sarà ancora nelle prossime gare presente. Sì, c'è da dire che è un'ultima posizione abbastanza farlocca, perché comunque non ha commesso errori, mentre dietro di lui ci sono tanti piloti ritirati che di errori magari ne hanno commessi tanti, probabilmente anche con un ritmo inferiore, quindi un'ultima posizione che in realtà entrerà soltanto nelle statistiche, in quanto oggi in pista non era certamente il più lento. Vediamo dalla mappa, che in questo momento si può vedere in live, e quel puntino lì. L'ultimo puntino che sta per tagliare adesso il terzo settore, considerando che ha già fatto la sosta, è abbastanza lontano dal doppiaggio. Per essere che, come hai detto tu, la sua prima gara, certamente poteva andare peggio. Eh sì, però comunque, importante che è ancora in gara e speriamo che riesca a tagliare il traguardo. Mancano adesso ancora 13 giri al termine di questa ultima gara qui in Belgio, questa ultima gara settimanale delle Pre-Season 2023-2024. Gruppo D per quanto riguarda la 100%, se non erro. Penso, anzi, gruppo B, non D, ma B. E poi vedremo ovviamente la prossima settimana dove si andrà a correre e vedremo poi se possiamo rivedere questi piloti come Cesco, Sciumi, Di Legge. Vedremo se riusciremo anche a vedere altri piloti che potevano essere qua. Intanto fermi, box per Cesco. Dentro anche Sciumi Legend, dentro anche Di Legge. Si fermano i primi tre e Cesco, mamma mia signori, a 80 km ha fermato la macchina sulla linea del limitatore. Box per entrambi, gomma rossa probabilmente per entrambi. Di Monolivo Legge, rimane fuori, attenzione perché potrebbe essere un problema. mamma mia, io ho visto per un attimo Shumi Legend farsi passare da Di Legge. Intanto Flaminio giro veloce ovviamente con la gomma soft 44,9 e non è riuscito, diciamo, a guadagnare così tanto nei confronti del gruppo. E infatti Simone Juve continua, ma molto probabilmente sa che non ha niente da perdere, quindi probabilmente tira di più per avere una gomma rossa più fresca nel finale, avere il Sciumi. giro veloce. Sciumi va all'attacco sul rettilineo del cammello e passa Cesco. E vediamo adesso Vicini. con gomma rossa, mamma santa, E Di Legge perde vediamo se sempre adesso ne avrà. qualcosina, eh? Di Legge perde sempre Eh qualcosina sì. dopo la sosta. Probabilmente la piazzola della Haas non è proprio la migliore, sono incollati. Mamma, io ho visto baciare il posteriore. Ho visto l'alettone di Cesco baciare proprio il posteriore di Shumi Legend. Mamma mia. Però vediamo se adesso Shumi ne avrà per scappare via. Cesco, guarda Cesco, quanto ne ha qua sul secondo settore. Arriva anche la Lafagne. Molta più trazione adesso con gomma rossa tutti e tre. Hanno 4 secondi di distacco nei confronti di Manuel Juve che si dovrà ancora fermare. Vediamo se il pilota Red Bull metterà la freccia in questo momento. Perché sarà lui l'unico pilota ad avere la gomma soft più fresca, più nuova di tutti quanti. Perché si sono fermati adesso Sciumi, Cesco e Di Legge, che erano gli ultimi Dentro. piloti. Dentro Manuel Juve. Contatto Dentro il Manuel muro. Juve. Contatto con il muro. Non credo abbia danni perché non ho visto volare pezzi e anche la tracker sembra Vado a tutto vedere quanto subito. ok. Sembra Sì, tutto ok per il tutto pilota ok ancora. della Red Bull. Di certo sei rischiata. Flaminio ancora 44,6, risponde ancora 3 decimi sotto. Occhio perché sono in tre, incollatissimi Di adesso. E Legge si potrà utilizzare vicinissimo. DRS. Di Di Legge ci Legge è prova. vicinissimo. Quella è francobollato, un'unica vettura. Di Legge DRS, ma non attacca Cesco, rimane dietro.
che sco, mamma mia, signori! Mamma mia, sono vicinissimi! Te l'ho detto, voglio Interessanti vincere 3 tutti e tre. secondi per lui. Te l'ho detto, E lo non so, però, importa che è la ragazzi. pre-season. Voglio vincere tutti e tre, nonostante i secondi penalità che a questo punto possiamo dirlo difficilmente porteranno Cesco sul gradino più alto del podio, almeno contando le penalità, ma vuole comunque provare a portare la macchina per primo sul traguardo. Intanto Manuel Liu ha preso adesso i 6 secondi di penalità che dovrà scontare a fine gara, quindi fa male questa penalità per il pilota Red Bull, però ufficialmente sarebbe quinto ancora perché 23 secondi di vantaggio nei confronti di Patrick Speri, considerando che è gomma fresca, quindi vediamo un attimo. Comunque rimaniamo un attimo su questi tre perché è vero che Cesco ha 3 secondi, è vero che siamo alle pre-season. Però lo spettacolo non manca mai. Occhio, Ah no. occhio che qua. Ah, mamma mia, Cesco, quanto ha rallentato a metà bus stop. Vediamo sul traguardo. Va a stampare Cesco il giro veloce. 44-3. Aveva fatto il giro veloce Shumi Legend, ma gliel'ha rubato immediatamente Cesco. Non so di quanti millesimi, adesso andremo a vedere perché è stato velocissimo. 44 e 396 Shumi Legend, 44 e 315 Cesco, quindi diciamo di 70 millesimi, però comunque di veramente pochissimo. Dentro Cesco adesso all'esterno del rettilineo del cammello, si fa passare Shumi Legend, vediamo se arriva di legge di gran carriera col DRS, niente da fare, ancora una volta dietro il vice campione master di quest'anno, dietro a questi due piloti veramente che stanno battagliando da non so quanti giri, 34, siamo a 34, sì, da tantissimi giri. Adesso Cesco sembra aver tirato un pochino, si sono un po' staccati. E sembra che Cesco ne abbia qualcosina di più Sta nel secondo settore. riprovando. Guarda quanto va via. Eh sì, sembra quasi che il pilota McLaren sia molto più carico e quindi sul secondo settore riesce a andarsene via in una maniera molto facile, però poi sul dritto sembra perdere. Vediamo adesso le velocità di punta. 327 adesso con Nerse tirato, 327, 332 Shumi Legend. Nove Siamo decimi. lì, pochi millesimi Cesco. Rimane però a un secondo, adesso un secondo, Shumi Legend rischia, però il DRS ce l'ha ancora lui. Vediamo Cesco, 42,5! Mamma mia! 42,5! Signori, questo è un tempo in qualifica, quasi un tempo di Cioè, due qualifica. secondi più veloce Mamma del tempo mia! precedente. Ma cosa ho appena visto? Mamma mia! Che tirata, adesso Shumi è fuori dal DRS. Vediamo Cesco, ma Cesco sta tirando tutto l'ERS. Viene di Sta legge tirando tutto anche. l'ERS. Però Di lontano. legge vera. È lontano, sa che comunque Shumi non ne avrà. Comunque Cesco ha tirato veramente tutta la batteria per Mamma fare mia! un giro stellare. Stellare 42,5. L'hanno fatto anche in qualifica un tempo del genere prima. Non mi ricordo chi, ma ragazzi, 42,5 è un super giro per il momento. Velocissimo Cesco, veramente veloce. E comunque è riuscito a staccarsi Shumi Legend. Vediamo adesso se riuscirà a imprimere il ritmo, perché adesso un secondo e quattro. Shumi francamente è ancora davanti, perché ovviamente c'ha 6 secondi Cesco da scontare. Però principalmente Se battagliano, guarda che 6 secondi si fanno, eh. però deve tirare veramente tanto Cesco, perché adesso un secondo e cinque. È vero che poi su lui sul secondo settore è il suo punto di forza, perché si stacca molto facilmente da Shumi Legend. Sta tirando veramente tutto quello che ha. 1,7 adesso. Shumi Legend ha perso praticamente il DRS. E viene adesso incalzato da Di Legge sulla bus stop, sul dritto. Vediamo Di Legge dentro all'esterno. Shumi stacca fortissimo. Fortissimo ha staccato. E Forse un pelo rimane davanti. lungo? Forse un pelo lungo, hanno Sì, perso ma. 2 decimini. Attenzione perché Cesco ci prova. Cesco ci prova, attenzione, non è tutto è perduto. Vediamo come si concluderà questa pre-season. Ragazzi, siamo alle pre-season e se vedo questa cosa in pre-season non oso immaginare in campionato cosa succederà. Ne vedremo. Ci stiamo preparando a vedere cose
fuori dal comune, possiamo dire così, Ah perché no, se è andiamo veramente avanti così, incredibile. io non, io schiatto prima, Due. non ce la faccio, mentre di legge ci prova. Di legge ci prova e ci riesce, passa Shumi Legend. Adesso 2 secondi netti nei confronti di Shumi Legend. Con questa battaglia però aiuta Cesco a scappar via. Non lo so. Beh, se avessi avuto 3 secondi ti avrei detto si può fare. Però 6 secondi è dura. È veramente Vediamo, dura. vediamo, perché adesso a tirare c'è di legge. E a tirare c'è di legge. Cesco non ha più batteria. Al 20%. Dalla grafica io vedo che ha 20% di batteria, mentre di legge è veramente pieno. Vediamo se di legge ne avrà per riprendere Cesco. Però principalmente credo di no. Magari però per staccare Shumi, sono comunque a 7 decimi. Che non saranno sicuramente abbastanza per mantenerlo fuori dal DRS nel prossimo giro, ma è sintomo che il pilota dell'Haas ce ne ha, e ce n'è anche il pilota della McLaren, perché zitto zitto siamo a 2 secondi e 4, siamo quasi a metà dell'opera, mancano ancora 8 giri. Ma adesso 2 secondi e 2 di legge, sta adesso un po' tirandola con l'Ersa, sta cercando di riagguantare Cesco. 2 secondi e 1. Più che altro facendo questa mossa Cesco, sì è vero, si è distaccato da legge, però ha un po' anche usurato un po' di più i pneumatici, quindi vedremo nel finale come si comporterà la vettura del pilota McLaren, considerando il fatto del distacco e del vantaggio che ha messo nei confronti di questi due che lo stanno inseguendo adesso a distanza. Vediamo Shumi cosa vorrà fare, se rimanere dietro e magari rischiare di venire buttato fuori nel DRS di legge perché lo vedo abbastanza in difficoltà, oppure tentare l'attacco, ma questo vorrebbe dire far andare ancora più via Cesco. Aspetta perché sì, Cesco addirittura ha preso un altro avvertimento, quindi siamo c'ha un Sette. altro avvertimento. Sì, siamo a 7 avvertimenti, quindi non è a rischio dei 9 secondi, però si vede, si è visto comunque che ha tirato veramente tutto quello che doveva tirare con quella macchina. 2 secondi e 3. I tempi sul giro, diciamo, è che Cesco ha fatto 44,2, mentre di legge l'ultimo passaggio 44,0, considerando ovviamente il sorpasso su Shumi Legend, e 45,2 Shumi Legend, l'ultimo passaggio. Quindi diciamo che di legge ha guadagnato 2 decimini nei confronti di Cesco, ma guarda qui nel secondo settore, è incredibile la potenza di Cesco, 2 secondi e 4. E poi comunque di legge guadagna sì qualcosina sul dritto, però poi perde tutto sul secondo settore. È un tira e molla. Adesso di legge tira l'ERS 2 secondi e 2. Vediamo Hiroshi altri 3 secondi. Anche di legge comunque sta per finire il DRS, sta finendo l'ERS perché ha tirato tutto. 2 secondi e ha 29% di batteria ibrida. Vediamo come vanno a stampare il giro. 44 e 4 per di legge. Vado a vedere i tempi di Cesco. 44 e 2, ha guadagnato altri 2 decimi il pilota McLaren nei confronti di legge. 44 e 4 per Shumi Legend. Quindi diciamo che il pilota McLaren sta continuando a spingere, considerando i 2 secondi adesso di legge, che sembra adesso guadagnare qualcosina. Vediamo un attimo se riuscirà a riaccapparlo. Sembra di sì, eh. Lampeggia di legge, attenzione. E Cesco non ancora. Cesco non ancora, però ha 6 secondi da scontare. Ricordiamolo. Shumi ha ricaricato la batteria un pochino. Vedo che però comunque di legge sta continuando a rimanere a quel distacco di 2 secondi, 1 e 9. Adesso arriviamo nel tratto guidato dove Cesco è incredibile con quella macchina lì, incredibile. Sette decimi il distacco, sono comunque abbastanza, ma non tanti quanto servirebbe a di legge per scrollarsi Shumi Legend dal DRS, pilota della Haas che ricomincia a lampeggiare. Ricomincia a lampeggiare, ma ricomincia anche a ricucire adesso 1,5. 1,5 riduce un pochino il distacco nei confronti di Cesco.
Shumi Legend a 8 decimi. Però cioè, il bello è che Shumi c'ha più batteria rispetto a di legge. La va adesso a sprecare per cercare di rimanere incollato e andare al sorpasso 3, 1-3. 1-3 Alessandro ha guadagnato 7 decimi. Vado a vedere un attimo il giro di Cesco e di legge. Altro avviso per Cesco, rischio dei 9 secondi di penalità addirittura. Shumi si fa 45-0 per vedere che non si è Cesco. passato. È Sì, passato Shumi? è passato Shumi Legend. È passato Shumi Legend. Stavo dicendo il tempo, il 45-0 per Cesco, 44-4 per Di Legge, 44-4 per Shumi Legend. Uguali, stanno girando in fotocopia i due che stanno seguendo la McLaren. Adesso 2 secondi, hanno perso un potto nei confronti di Cesco. Adesso, per via del sorpasso, non ci No. credo, 3 secondi. Adesso è L'avevo finita. appena finito di dire. E E adesso è adesso finita. praticamente è finita. Adesso è praticamente lotta tra Shumi e Di Legge. E meno male che non c'è stata neanche la safety car, perché se fosse stata la safety car, addio anche terzo posto per Cesco. Fortunatamente nel pre-season non c'è stata la safety car attiva. E adesso la lotta è tra questi due. Attenzione però che Cesco comunque, essendo che è in pista, può dare DRS a quello che sarà davanti tra i due, tra Di Legge e Shumi Legend. Quindi sì, è fuori dalla lotta per la vittoria, ma può essere comunque in un certo senso l'ago della bilancia. Eh sì. Eh sì, bisognerà vedere, però comunque adesso mancano 4 giri, sarà un po' difficile. Eccomi, è uscito Sarà un po'. adesso il grafico dei pneumatici tra Di Legge e Flaminio, però non tra Di Legge e Shumi come ci auguravamo. Vediamo un Flaminio che ha gomme un pochino più usurate, c'è anche da dire che però ha 2 giri in più Giri in più. di gomma rispetto al pilota della Haas, quindi difficile capire chi è che sta gestendo meglio. Legge. Intanto col DRS vediamo se attacca Shumi Legend. Non lo attacca, anzi addirittura ha richiuso l'ala mobile. Sa certamente che lo andrà a attaccare negli ultimi giri, nell'ultimo giro, perché principalmente Cesco è fuori dalla battaglia. Però adesso 2-5, è vero che mancano 4 giri, però non bisogna sicuramente prendersela troppo comoda, perché magari vedi il pilota che si distacca, vedi 4-5 secondi, va nel panico. E alla fine poi Cesco ti mette a 9 secondi di vantaggio per Beh, è distacco. difficile. Però già Non che vedo impossibile, non impossibile. 2-7 è Soprattutto con un difficile. contatto. È abbastanza Come vanno a probabile in realtà con un battagliare ancora contatto. peggio. Quindi devono stare attenti a essere puliti. Se Perché altrimenti rischiamo di perderle entrambi. poi vanno anche a battagliare ancora peggio. 2-8. Mamma mia. Sì, Shumi sembra essere un Peccato pochino più veramente. lento, sembra essere un pochino più lento rispetto a quando era, quando c'era Di Legge, perché quando l'alfiere della Haas era davanti all'Alfa Tauri il distacco si riduceva, c'è da dire che stava utilizzando anche tanto Hertz, ma al momento questo trend sembra essersi cambiato, essere cambiato all'opposto, infatti adesso stiamo addirittura a 2 secondi e 7 con un Cesco che... Come dici te, avesse avuto meno secondi di penalità, era fattibile. Peccato veramente. Intanto non soltanto sono stati cioè sono soltanto stati questi tre che si sono battagliati per la prima posizione. Adesso Cesco è riuscito un po' a staccarsi, ma ha queste penalità da scontare. E abbiamo un po' perso di vista anche gli altri piloti di questa gara, ovvero Flaminio e Manuel Juve, che all'inizio erano rimasti attaccati al gruppetto davanti, poi si sono praticamente staccati, perché hanno avuto un ritmo forsennato i primi tre, così come ancora Cesco 3 secondi di vantaggio nei confronti di Shumi Legend. Poi dietro c'è Patrick Speri, che si è fatto, diciamo, la sua gara tranquilla con il suo passo tranquillo. E poi abbiamo Hiroshi e Mister X, che anche loro principalmente hanno le penalità da scontare, però tutto sommato hanno fatto, diciamo, una gara in solitaria, ma più che altro per riprendere anche un po' il ritmo che mancava dopo tantissimo tempo che non si toccava e non si guidava neanche un'auto di Formula 1. È vero che questo è virtuale perché è un videogioco, non è una macchina vera, però comunque bisognava un po' riprendere gli automatismi che
non avevano più dalla conclusione dei campionati scorsi. Sì, poi parlando sempre dei piloti un pochino più indietro, non ci siamo dimenticati di loro, c'è da dire che però sono tutti quanti abbastanza in una posizione solitaria, cioè in questo momento guardo Patrick Speri che ha 39 secondi da quello davanti e 25 da quello dietro senza contare le penalità, è ovvio che la battaglia per la vittoria è qualcosa che ci appassiona un pochino di più, anche al netto delle penalità le posizioni sembrano essere abbastanza congelate con Manuel Juve che sta rampando su Luca Flaminio, ma sarà praticamente impossibile dargli 6 secondi in così poco tempo. Vado a vedere, attenzione perché, cioè, Cartista dalla chat ha scritto una cosa abbastanza un po' strana, però Cesco è a rischio dei 12 secondi, vado a vedere, mamma mia, 12 secondi a rischio, 11 avvertimenti, cioè 9 secondi più altri 2 avvertimenti, il prossimo sono 12 secondi di penalità da scontare, è a rischio, cioè non è neanche a rischio con Flaminio perché... a diciamo 15 secondi di eccolo, vantaggio, però eccolo, ragazzi cioè... l'avete detto vabbè, 15 secondi 12 scusate va bene mi dissocio, cioè basta, cioè non ne parliamo più, basta, perché è incredibile, 12 secondi da scontare per Cesco, incredibile la furia del pilota McLaren che o se l'ha presa diciamo così come ha detto vabbè tanto è una pre-season, tanto arriva a podio, chi se ne frega, tagliamo, però se è anche così in campionato non credo che sia un risultato buono in campionato, perché poi in campionato ricordiamo che ci sono anche le safety car in mezzo, cioè poi è anche una possibilità che possa si mettere a piovere, quindi sono tanti fattori che possono scombussolare e mescolare le carte della gara, quindi questa sera diciamo che va bene così anche, però principalmente non va bene con troppi secondi di penalità. Penultimo giro con Cesco davanti, 3 secondi e 7 e 12 secondi purtroppo da scontare, e la battaglia per la vittoria questa è per questi due, Di Legge 97 e Sciumi 91 Legend, giusto come nickname. Attenzione che Di Legge si sta un po' staccando da Sciumi, poi DRS ritorna, torna sotto Sciumi Legend, torna sotto Sciumi Legend, Di Legge. Vado a vedere anche un attimo se Di Legge a rischio dei 3 secondi di penalità, non credo per il pilota Haas, infatti ha soltanto un avvertimento, mentre Sciumi, concludendo la gara così, sarebbe l'unico pilota a non aver avuto né penalità, ma soprattutto nessun avvertimento per il pilota dell'Alfa Tauri. Arriviamo adesso a Puon, sembra che sta un po' staccando Di Legge, Sciumi Legge, attenzione. Adesso è decisivo. Sembra aver un po' mollato Di Legge. Adesso è decisivo, sì, perché comunque... ci sarà l'ultimo rettilineo del Kemmel che probabilmente ci farà vedere chi sarà il vincitore di questa quarta gara di pre-season del gruppo B. E vediamo, però secondo me Sciumi Legend sembra avere distacco di sicurezza. Bus stop molto delicata in seconda Sciumi, in terza Di Legge. La fanno in una maniera molto diversa i due. Adesso ancora DRS, ma... Sciumi dal canto suo si stacca da Di Legge, 7 decimi, dovrebbe uscire incollatissimo Di Legge, cosa che probabilmente non credo sia sufficiente, 6 decimi, adesso Di Legge sta tirando tutto l'S, così come Sciumi Legend, 40% contro il 45% di Di Legge, sono veramente vicini, però DRS per Sciumi Legend, anzi per Di Legge, scusatemi, non è sufficiente per Di Legge, perché il rettilineo si è lungo, ma è troppo distante, si avvicina. Non attacca però, addirittura ha fatto fucsia nel T1 Di Legge, 3 decimi più veloce rispetto alla sua prestazione precedente, anzi alla prestazione migliore. Bruxelles in quarta marcia, tutti e due molto vicino adesso, tutti e due hanno quasi la stessa batteria di Ers. Puon in sesta, Sciumi in settima, Di Legge la fanno in maniera diversa, 3 decimi la fanno adesso, destra sinistra,
con Cesco che ancora continua ad allungare, ma ormai è troppo tardi. Vediamo adesso ultime curve che poi portano a Blanchimont e poi alla staccata della bus stop. Tirano tutti e due l'ERS. Oramai forse Schumi è fatto. Attenzione, DRS non possibile, non abilitato in questo punto. Arrivano, lampeggia Schumi, lampeggia di legge. Attenzione, stacca profondo, Schumi chiude l'interno e tiene là davanti la sua vettura in croce di traiettoria. Cesco intanto taglia il traguardo e arriva Schumi Legend in volata con di legge, vince Schumi Legend. E questo ultimo appuntamento di queste pre-season nel Gran Premio di Belgio, nella pista di Belgio in Spa-Francorchamps, con Schumi Legend che vince davanti a di legge, terzo Cesco, quarto Luca Flaminio e poi via via tutti gli altri. Manuel Juve quinto, Speri sesto, Hiroshi settimo e poi Mister X ottavo. Caro Alessandro, abbiamo visto qualcosa di incredibile. Beh, il distacco finale è abbastanza eloquente, 103 millesimi, praticamente sono arrivati insieme. Sarebbe stato bello vedere un photo finish, che comunque in Formula 1 con questi rettilinei abbastanza, con il traguardo abbastanza, che arriva abbastanza presto, è difficile da vedere, ma veramente incredibile. Fino all'ultima curva di legge ci ha provato, ha tentato una traiettoria diversa rispetto a quella del suo avversario, non è bastato. Fatto sta che entrambi hanno fatto un garone veramente da 10 entrambi, anche perché fare soltanto un taglio per di legge, nessun taglio per Schumi Legend, è qualcosa di veramente speciale su un circuito del genere. Scusami, ti interrompo perché ci sono Hiroshi e Mister X che si stanno divertendo nell'ultimo settore, nell'ultima staccata. Mister X all'interno della bus stop, lascia un po' di spazio Hiroshi, prova l'incrocio di traiettoria, trance, no, si sono toccati e Mister X fa girare Hiroshi, che ovviamente lo lascia passare e che no, non ne vuole sapere. Vanno a fare i tondi con Hiroshi, che ovviamente arriva davanti a Mister X e ovviamente in maniera corretta lascia arrivare il pilota della Williams davanti. Comunque, come hai detto te, veramente è stata una, diciamo, abbiamo visto in questa gara già delle cose che principalmente sapevamo già, ovvero Schumi Legend sempre dominatore, di legge, il solito di legge, e un Cesco che è una rivelazione per, diciamo, i nostri quattro campionati FIT. Podio con Schumi Legend, che quindi vince anche questa gara. E non so se poi dovremmo andare con le interviste, ma non credo. No, nessuna intervista per le pre-season, quantomeno per questa, okay, prima torta di pre-season. Benissimo, quindi si conclude qui questa settimana dedicata, questa settimana in questo tracciato di Belgio. Vedremo la prossima settimana in quale pista dovremmo vedere i nostri piloti, dovremmo anche noi affrontare le prossime piste e niente, quindi io direi di passare tranquillamente ai saluti. Quindi io saluto, ovviamente ringrazio ovviamente il buon Alessandro qui presente, che ci ha dato una mano non soltanto in fase di regia ma anche in cabina di commento. Grazie Ale. Grazie a te Simone. Ringraziamo anche il buon Andrea Badolato, che dovrebbe essere già andato nel party di là con gli altri piloti. E niente, noi ci vediamo la prossima settimana, non so in quale pista ancora, non sappiamo praticamente ancora in quale pista, lo scopriremo la prossima settimana con i nostri campionati FIT, per continuare questa, la prossima settimana ancora con le pre-season della stagione 2023-2024. Ciao! Ciao a tutti!